prima puntata di questa nuova serie di video ispirata alle domande degli utenti, quindi saranno video molto specifici che andranno un po' a sviscerare nel dettaglio qualche argomento che sicuramente è già stato trattato in altri video qua e là già presenti sul canale. Come primo video ho scelto la domanda proprio che un po' mi ha ispirato questa serie qua, e fa riferimento appunto al tresponde di calcio. Come valutarlo quando le biglie sono in mare aperto? Io la intendo soprattutto quando la biglia avversaria è in mare aperto, perché la biglia battente, sia dove sia, con le diagonali ci si può orientare. E quindi andiamo così a sviscerare un attimo questo argomento qua relativo al tresponde di calcio con la biglia avversaria messa a metà strada tra la sponda di uscita e i birilli. I tiri di calcio con biglia, la cosiddetta biglia in mezzo al mare, ossia un po' distante dalla sponda, un po' distante dai birilli, hanno in comune questa difficoltà qui, che essendo la biglia avversaria distante da punti di riferimento è un po' più difficile riuscire a valutare come tirare il tiro. Quando la biglia avversaria è vicino alla sponda si prende il riferimento della sponda, sappiamo come arrivare più o meno su quel punto di lì della sponda e la biglia la prenderemo. Quando la biglia è vicina sui birilli sapremo in linea di massima come andare a finire sui birilli, si valuta su quale birillo si trova la biglia avversaria ed ecco che di nuovo il tiro è abbastanza, tra virgolette, facile, almeno facile da valutare. Quando la biglia è a metà strada, che è lontana sia dai punti di riferimento della sponda sia dai punti di riferimento dei birilli, ecco che diventa un po' più difficile da valutare, ed è appunto in questo caso, in queste situazioni qua, che si verificano la maggior parte degli errori. Quindi questa è una caratteristica, diciamo, univoca a tutti i tiri di calcio per il castello, quindi che sia un angolo, che sia uno striscio, una garuffa, un tresponde di calcio, una mezza garuffa, una bricolla, hanno in comune questa caratteristica qua. Volendo fare riferimento come da richiesta al tresponde di calcio, per orientarci dobbiamo in linea di massima conoscere quali sono le traiettorie teoriche di uscita della biglia, ossia quali sono le traiettorie teoriche che la biglia prenderà dopo aver colpito un certo punto della sponda lunga di uscita. Colpirà un certo punto della sponda lunga di uscita ed andrà a finire in un certo punto del castello. Dobbiamo individuare da quale punto della terza sponda di uscita parte e a quale punto, a quale birillo del castello arriva. Per il tresponde di calcio è un tiro che, come tutti i tiri, risente particolarmente dello stato di rispondenza del panno. Quando si gioca su un biliardo che non si conosce, l'ideale sarebbe provare il biliardo inizio partita. Ci sono diversi modi di provarlo. Io lo proverei, mi oriento in questo modo qua. Parto con origine dal 50. In questa sessione diamo ormai per conosciuto il sistema dell'angolo 50, che ormai è stato descritto in diversi video, poi ci sono parecchi video su YouTube, sul web in generale, che lo descrivono, quindi ormai siamo tutti diventati bravissimi a conteggiarlo e a sfruttarlo, per cui sfruttiamo questo metodo qua. Partendo dal 50, parto da lì, vado a ricercarmi il valore del birillo rosso. Se immagino di star giocando su un biliardo nuovo, probabilmente questo valore è attorno al numero 12, per cui imposto una differenza origine meno mira uguale a 12, e probabilmente questo birillo, e prende la biglia dopo tre sponde, andrà a convergere sul birillo rosso. Se ho l'impressione che il biliardo sul quale sto giocando è già un po' più battuto, questo valore potrebbe già essere più un 15,
quindi magari io la prova biliardo così descritta la imposto su 15, origine meno mira uguale a 15, e tirerò lungo quella differenza lì e probabilmente la biglia andrà sul birillo rosso, questo tirando con effetto 2 a favore, quindi tenendo fermo quell'elemento lì, tenendo ferma la forza del tresponde. Trovato il valore del birillo rosso, che può essere 12 se un biliardo tende al nuovo, 15 se battuto, poi con tutte le sfumature intermedie o anche con tutte le sfumature più ulteriori, automaticamente escono fuori i valori di tutti gli altri birilli. Il salto di valore tra un birillo e l'altro si può considerare un 2,5. 2,5, che sarà a sottrarre quindi meno per i birilli sullo stretto, quindi il mediano sullo stretto meno 2,5 rispetto al rosso, l'esterno sullo stretto meno 5 rispetto al rosso, perché l'esterno è due birilli spostati in là rispetto al rosso, quindi 2,5 per 2, sul largo più 2,5 per il mediano sul largo, idealmente più 5 per l'esterno sul largo. Quindi questi i valori su cui orientativamente orientarsi. Se ad esempio il birillo rosso fosse 15, l'esterno, il mediano sul largo diventerebbe 15 più 2, 17,5, l'esterno sul largo diventerebbe 15 più 2,5 più 2,5, quindi 15 più 5, 20, e così via. Se fosse 12, la stessa cosa, applicando questo 2,5 in più in meno, valutato in base ai birilli di distanza rispetto al rosso, saltano fuori tutti gli altri. Quindi la prima cosa è trovare il valore del birillo rosso, si ricerca quello lì perché diciamo il valore mediano rispetto a tutti gli altri, siccome qui lavoriamo per approssimazioni, cerchiamoci l'approssimazione che sia a metà strada tra una parte e l'altra, e orientativamente sapremo orientarci sia da una parte che dall'altra, altrimenti se cerchiamo subito un'estremità poi l'approssimazione potrebbe diventare un po' troppo approssimata, rischieremo di sbagliare. Quindi si parte dal birillo rosso. Una volta trovato questo valore x del birillo rosso, questo valore che abbiamo trovato corrisponde al punto di uscita dalla terza sponda su gomma, ideale per arrivare su quel birillo lì, partendo dall'origine dal quale siamo partiti. Adesso abbiamo detto che partiamo dall'origine 50, ovvero sia, da origine 50 impostiamo un valore differente, origine meno mira uguale a 12, e la biglia va sul rosso, vuol dire che la biglia arriva sul rosso dal valore di gomma, dal punto di gomma 12 della terza sponda. Quindi abbiamo già individuato una linea. Arriva sul rosso da quella linea lì, abbiamo detto che arriva sul mediano sul largo da quel valore lì più 2,5, quindi idealmente dal 14,5, si può arrotondare a 14, a 15, a seconda di come tende il biliardo, e così via. Individuare un valore su gomma è un po' difficile perché non è molto immediato, la gomma è verde dappertutto, mancano i riferimenti. Se un giocatore è bravo a individuarlo da lì, benissimo, individuare questa linea punto di su gomma 12 birillo rosso da lì va già benissimo così. Sa già orientarsi di suo, anche se lui magari non lo sa, ma sa già orientarsi di suo. Poiché invece in linea di massima è molto più facile valutare un punto dalla linea dei diamanti anziché dalla sponda verde,
può essere utile sapere come valutare questa linea, valutando la linea dei diamanti, perché la linea diamanti abbiamo appunto i diamanti che ci fanno come riferimento, o più punti di riferimento a cui fare affidamento, è più facile affidarmi a questo sistema qua. Quindi, volendo fare affidamento alla valutazione di questa linea, valutata non partendo dalla gomma del biliardo, ma dalla linea dei diamanti, devo tenere conto che una diagonale di questo genere, per convertire il valore su gomma in valore a linea dei diamanti, ho un fattore di conversione di meno 5. Quindi, se ad esempio il rosso ha valore 12, la biglia arriverà dopo la terza sponda sul rosso, uscendo dalla terza sponda su gomma dal punto 12, che corrisponde a un punto 7 di quella sponda lì, valutato in linea di diamanti. 12-5 uguale 7. Ho questo fattore di conversione qua, meno 5, tra gomma e diamanti. Non è detto che su tutti i tipi di biliardo sia così, perché i biliardi non sono standardizzati, non hanno la distanza tra linea dei diamanti e sponda e punto estremo della sponda standardizzata. Ad esempio, facendo riferimento a due marche di biliardi che vanno per la maggiore, vedo più o meno nelle sale, nei filmati, tra il Mari e l'Artes, questa distanza tra punto di diamante e proprio limite fisico, punto della sponda fisica, non è standardizzata. Quindi questo valore meno 5 potrebbe diventare su alcuni biliardi meno 4. Però, siccome il biliardo è un gioco di approssimazioni, e siccome, senza offesa per nessuno, la maggior parte dei giocatori ha un'approssimazione piuttosto ampia, è inutile cercarsi dei valori precisi, esatti al millimetro, se poi nell'esecuzione del tiro la maggior parte dei giocatori non è in grado di eseguire questi tiri approssimati al millimetro. Senza offesa per nessuno, ripeto. Io mi oriento su questo numero qua, che è meno 5. Alcuni potrebbero anche valutare meno 4. So che questo meno 5 è l'approssimazione di quel tanto che basta per riuscire ad orientarmi sul tiro, perché tanto so che poi nell'esecuzione non sono così precisa, quindi è inutile che mi cerco il millimetro, che tanto poi la mia tolleranza è ampiamente nell'esecuzione è ampiamente superiore a quel millimetro lì. Quindi questo per riuscire a capire qual è il rapporto tra valore del rosso, sponda che corrisponde al valore di uscita su sponda, e valore valutato sulla linea dei diamanti, che ripeto è più facile, almeno per me è più facile valutarlo in questa maniera qua. Se per un giocatore riesce già a valutare questa linea, quindi importante per riuscire a valutare la direzione su quale impostare il tiro e la valutazione di questa linea qua, soprattutto con la biglia in mezzo al mare, se riesce a valutarlo dalla gomma di uscita, si è già risolto un problema, sa già valutarlo in maniera più veloce. Una volta che abbiamo trovato il valore del birillo rosso, di conseguenza il valore di tutti gli altri birilli che corrispondono, come abbiamo visto, all'identificare una linea ideale che la biglia prenderà dopo l'uscita dalla terza sponda, dovremmo semplicemente valutare, nella fattispecie di gioco, su quale di queste linee teoriche così individuate si trova la biglia avversaria. Per esempio, la biglia avversaria si trova sulla linea che ha valore 12, il valore che va a finire sul birillo che ha quel valore 12, si tira con differenza 12, partendo sempre dal 50. Questo valore 12 vale sempre per l'origine
dalla quale abbiamo tirato nella prova biliardo e riusciremo a fare indicativamente a fare il tiro in questa maniera qua. Quindi, primo metodo di valutazione, ho individuato 5 linee teoriche che corrispondono ai valori dei birilli così indicati, vedo su quale linea teorica si trova l'avversaria e tirerò impostando sulla battente una differenza origine meno mira uguale al valore del birillo di quella linea teorica lì. Qualora fosse un po' difficoltoso ricordarsi queste linee teoriche che variano in base appunto allo stato del biliardo, magari stiamo giocando su un biliardo nuovo ed ecco che abbiamo detto il birillo rosso più o meno avrà valore 12 e quindi ci saranno di conseguenza tutte linee teoriche relative ai valori conseguenti dal 12. Se sto giocando su un biliardo battuto già tutti questi valori cambiano, quindi se gioco consecutivamente su entrambi i biliardi è anche facile confondersi tra tutti questi valori qua. Una maniera più semplice per valutare il tiro corrisponde sempre nell'individuare il valore del birillo rosso, quindi valore birillo rosso e nell'individuare la linea teorica di uscita della biglia battente dalla terza sponda per quel birillo lì, perché abbiamo detto biglia in mezzo al mare, dobbiamo conoscere sia il valore, il punto di partenza diciamo dalla terza sponda, sia l'arrivo effettivo sul castello. Ci servono questi due punti per identificare la linea, perché dobbiamo verificare che l'avversaria sia effettivamente su quel birillo lì. Qualora ci sia, come dicevo, sia difficile ricordarsi tutte queste linee che abbiamo appena esposto, si può fare riferimento ad una sola linea. Prendiamo come riferimento la linea che converge sul birillo rosso, quella linea che abbiamo trovato. Qualora l'avversaria si trovi su quella linea lì, il tiro è già risolto, si tira con la differenza corrispondente, indicativamente si riuscirà a fare il tiro. Qualora l'avversaria non sia su quella linea lì, ma sia più sullo stretto più sul largo, si costruisce una parallela rispetto a questa linea, una parallela che passa per il punto biglia dell'avversaria, per il punto biglia che ci sembra ideale per inviarla sul rosso, si identifica così questa nuova linea, una nuova linea, si legge linea di diamanti dove questa linea interseca la linea diamanti della terza sponda di uscita, si aggiunge 5 ed ecco che avremo trovato il valore origine meno mira da impostare sulla battente. Quindi questa ultima valutazione è una valutazione un po' più semplicistica, ma per chi è all'inizio è più facile, e anche per chi magari non è all'inizio è facile valutarli in questa maniera qua, corroborando poi questa valutazione con l'esperienza di gioco. Concludiamo precisando i dettagli relativi all'origine del tiro. Nel corso di questo video abbiamo precisato sin dall'inizio il punto dal quale si faceva la prova biliardo e abbiamo detto già quella nel video che i valori trovati hanno senso, cioè valgono solo quando l'origine del tiro appunto quella lì, la stessa dalla quale si è provato il biliardo all'inizio. Qualora l'origine del tiro sia non corrisponde a questo punto qua, che abbiamo detto essere il 50, comunque la zona attorno al 50, l'abbiamo precisato sin dall'inizio che il discorso partiva attorno a quel punto lì, ci sono tutta una serie di considerazioni da fare che sono già state viste in altri video già presenti sul canale. Adesso qua non possiamo riprendere i dettagli punto per punto, perché sennò di nuovo questo video durerebbe 2 ore. Comunque possiamo sicuramente riassumerli. Origine 50 vale il discorso che abbiamo detto adesso, perché ho detto che io il biliardo lo provo dal 50, parto da lì. Qualora l'origine del tiro si spostasse lungo la sponda lunga, tutti i valori cambiano, i valori degli ometti cambiano di conseguenza. In pratica, per orientarsi cosa si fa? La stessa identica valutazione che abbiamo visto adesso,
aggiungendo più un punto di compensazione per ogni diamante di scostamento dal 50. Vale a dire, se noi abbiamo valutato che la biglia sul birillo che ha valore 10, ma l'origine non parte da 50 ma da 45, anziché tirare lungo una differenza 10, è più consigliato tirare lungo una differenza 11, 10 più 1. Se l'origine di questo tiro fosse dal 40, è meglio tirare lungo una differenza 12, 10 più 2, perché 40 è distante 2 diamanti dal diamante 50 dal quale abbiamo preso riferimento per tutta la valutazione. Quindi con origine dalla sponda lunga c'è questa semplice valutazione da fare, abbastanza facile da ricordare. Per quanto riguarda le origini da sponda corta, il discorso si complica per tutta una serie di motivi che sono già stati esposti più nel dettaglio in altri video. Anche in questo caso, volendo riassumere brevemente, con origine attorno al diamante 60 potrebbe essere necessario non applicare alcuna compensazione o magari mettere più uno, al massimo due punti di compensazione rispetto al valore che abbiamo valutato in questa valutazione qua. Quindi se abbiamo valutato di tirare lungo una differenza 15, si può tirare lungo una 15, magari meglio lungo una 16, magari su alcuni biliardi lungo una 17. Questa è la tendenza delle origini più o meno dei tiri con origine da quel diamante lì, dal 60, dal primo diamante della sponda corta. Quando l'origine si sposta ancora più in là, dal 70, ancora più da 80, da 90, il discorso diventa ancora più complicato. Esistono tutta una serie di appigli teorici che sono già stati visti nei video che adesso qua mettiamo in sovraimpressione, che metteremo alla fine del video. Riassumendo, per riassumere proprio in sintesi al massimo, posso dire come mi oriento io con origine da quei punti lì non applico alcuna compensazione, cioè valuto la biglia avversaria. Se ho valutato di tirare lungo una differenza 12, mi cerco la differenza 12 e da lì faccio subentrare l'esperienza. Anche se conosco tutti i dettagli teorici che eventualmente posso valutare oppure no, da lì in poi subentra l'esperienza, perché lì poi il tiro si fa molto più delicato, diventa ancora più sensibile non solo allo stato del biliardo ma alla sbracciata, perché una sbracciata troppo secca fa chiudere la biglia, una un po' più dolce la fa aprire. Questo si vede soprattutto con le origini da 80-90, attorno a quei punti lì, quando la biglia battente si trova proprio nei pressi dell'angolino. Per cui piuttosto, pur conoscendo alcuni dettagli teorici, piuttosto che rompermi tanto la testa a cercare esattamente quella linea lì, che con origini da 80-90 diventa ancora più difficile da ricercare, trovo una linea di riferimento e poi mi oriento d'esperienza. Preferisco dedicare il mio tempo più a orientarmi con l'esperienza che non ad orientarmi con la teoria. Anche perché poi in partita, anche se è una partita semplice, così tra amici, c'è sempre un pochettino di tensione, no? E andare a fare queste valutazioni precise così, quando è difficile farle, è sempre difficoltoso, si rischia di andare nel pallone. Per cui sicuramente, io penso, sia sicuramente meglio dedicare le proprie energie a valutare il tiro partendo da qualche riferimento teorico, dal conteggio ovviamente, ma poi cercare di proprio di andarlo a rifinire con l'esperienza di gioco. In questa maniera si risparmia tempo, si risparmia anche energia, perché poi di energia ci servirà anche conservarla per i tiri successivi, perché una partita non è che un tiro solo, sono tanti tiri, e sicuramente poi alla fin fine ci si diverte di più. Per cui, succo di tutto il discorso, conteggio sì, va bene la teoria, va bene conoscere, va bene sapere, ma poi conteggio corroborato con l'esperienza della pratica. Queste indicativamente le indicazioni che mi sono venute in mente pensando di rispondere alla domanda posta all'inizio, poi ovviamente ci siamo un po' dilungati.
qua in coda al video, come al solito, lascio i riferimenti ad altri video già presenti sul canale correlati a questo argomento. Volendo proprio andare a rispondere nello specifico alla domanda, in questo video sono stati dati per scontati moltissimi elementi che abbiamo già per acquisiti, che però sono già stati dettagliati in altri video.